Ah, ok. Partita. Riprendo un attimo l'appello, scusate. Bianchi, Presente. Campi, Presente. Carì, assente giustificato. Celano. Celano. Signor Celano, io lo vedo. È presente? Volte. No, tre adesso. Tre. Ecco. Come la Trinità. Uno e Trino. Vabbè, Presidente, lo diamo presente? Sì. O aspettiamo che ci risponda? Signor O c'è qualcuno Celano? che si collega per lui, o qualche familiare, o è lui, comunque lo chiamo. Va bene. Tanto vado avanti Sì, o... andiamo avanti. Allora, Centofanti? Presente. Costanzo? Signor Costanzo, mi sembra sì. Presente. Presente, ottimo. De Simone, No, presente. Genovese, Presente. Laino, mi Buon sembra che... pomeriggio. E chi è? Laino, sì, ok. Lamantia, Lamantia, A meno che non si colleghi online. non la vedo, assente. La Polla, Presente. Montauti. Presente. Parodi Danilo, non lo vedo, Colucci. assente. Penco, Presente. Pilloni, assente giustificato. Pinna, Repetto, non lo Non lo vedo. vedo. No. Riminucci, assente giustificata. Romeo, Presente. Scibetta. Presente. Tassara? Tassara non la vedo. Valli? Valli? Presente, sì, c'è. Viari? Presente. Sì. E Zunino? Presente. Saluta valida. Adesso però chiudete i microfoni, grazie. Quindi, segreteria, siamo in 18, confermi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sì, confermo. 18, compreso il consigliere Celano che non mi risponde, Sì, compreso Celano, che io l'ho sicuramente c'è perché ha controllato. tre contatti accesi, però se poi se non ci risponde in fase di votazione diventa assente, però, perché non è che Sì, possiamo certo. dare per scontato. Ok. Scrutatori. Consiglieri Montauti. Consigliera Penco. Mario, scusa Sì. se ti interrompo. Io vi chiedo gentilmente se posso non fare la scrutatrice, ma perché sono una visita urgente col cane, mi sono connessa per Va bene, educazione, va perché avevo bene. detto di sì. Grazie, scusate. Va bene, va bene. Ururu. Cioè. Consigliera Zunino e la Polla. Ok. Allora, abbiamo un unico punto all'ordine del giorno. È un riesame. La valutazione che il Consiglio Municipale ha dato alla proposta di giunta qualche settimana fa, prima delle ferie estive, del riesame e l'espressione di parere ai sensi degli articoli 60,5 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale sulla proposta di giunta al Consiglio numero 310 del 14 luglio 2021 ad oggetto modifica del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale. L'assessorato competente ha ricevuto la nota negativa da parte del nostro consiglio, ha richiesto il riesame e quindi oggi ridiscutiamo la proposta.
in assenza di modifiche rispetto alla prima versione. Quindi apro la discussione direttamente, visto che non abbiamo fatto ulteriori commissioni, poiché in assenza di modifiche sostanziali o non sostanziali, diciamo che c'era poco da ridiscutere. Quindi parola ai consiglieri. Richieste via mano, chat o come ritenete più opportuno. Se posso vado subito io, così Consideramento utile. grazie Presidente, di nuovo buona giornata a tutti. Niente, ribadiamo in assenza di modifiche o di accettazioni, di suggerimenti fatti all'assessorato, ovviamente manteniamo il nostro voto contrario alla delibera proposta. Grazie. Grazie. Consigliere Montauti. Presidente? Assessore Romeo, prego. Sì, grazie. Ma anch'io molto brevemente, in assenza di novità, modifiche rispetto a quanto già visto, come lista civica, anche noi diciamo manteniamo il nostro voto contrario. Prendo la parola io in assenza del capogruppo della lista civica, il prossimo medio ponente. Grazie. Grazie, Assessore. Se non ci sono discussioni o dichiarazioni generali, visto che siete partiti con le dichiarazioni di voto, ci spostiamo già in fase di dichiarazione di voto, per cui diciamo, diamo per buone le due dichiarazioni già fatte. Proseguiamo con le altre. Prego. Dichiarazioni di voto. Come Movimento 5 Stelle siamo ovviamente in linea contrari e ribadiamo anche il leitmotiv di queste situazioni che vengono presentate ogni qualvolta come una richiesta di un parere che praticamente di parere non c'è, nel senso che non viene mai né ascoltato, né motivato, né valutato, né cambiato, né perpetrato in altre situazioni, quindi va bene così, nell'invisibilità dell'organo municipale ribadiamo il nostro voto contrario, gli invisibili, se ci possiamo chiamare così almeno, gli invisibili. Grazie, consigliere Campi. No, ho altre prenotazioni. Pertanto, considerata la nota del 19 luglio, con la quale la direzione del governo sicurezza dei territori ha inviato la richiesta di parere in merito alla proposta di giunta del Consiglio Comunale numero 310 del 14 luglio 2021. La successiva nota del 29 luglio, con la quale i presidenti dei municipi 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanno chiesto la sospensione dei termini per l'espressione del predetto parere, in considerazione del fatto che una seduta del Consiglio convocata in agosto avrebbe rischiato di non avere il numero legale. Con la nota successiva del 2 agosto, l'assessore all'avvocatura ha confermato invece il termine di scadenza per espressione di parere. Vista la deliberazione del Consiglio Municipale numero 13 del 4 agosto 2021, con la quale il Municipio Sesto Medio Ponente ha espresso parere contrario in merito alla predetta proposta di giunta, la successiva nota dell'11 agosto, con la quale l'assessore all'avvocatura e affari legali ha
hanno chiesto il riesame al Consiglio Municipale a seguito del parere contrario reso con la deliberazione sopracitata. Esauriti gli interventi, metto in votazione l'espressione di parere per il riesame ai sensi dell'articolo 60, comma 5 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale sulla proposta di giunta al Consiglio numero 310 del 14 luglio 2021 ad oggetto modifica del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale. Bianchi, contrario. Campi. Care. Contrario. Favorevole. Cari, assente. Celano. Consigliere Celano. Consigliere Celano, a questo punto direi che non è Vai, presente. vai avanti. Centofanti. Contraria. Costanzo. Marito. Il Costanzo ce l'avevamo, giusto? Sì. Sì. Marito. Il Costanzo è sparito. De Simone. Favorevole. Genovese, Contrario. Laino, Lamantia è rientrata? No. La Polla, Favorevole. Montauti, Contrario. Penco, Contraria. Pilloni. Capilone è Assente, assente. assente. Pinna. Contrario. Romeo. Romeo. Assessore Romeo. Abbiate pazienza, contrario. Ok, grazie. Scusate. Cibetta. Contrario. Valli? Contrario. Iari? Contrario. Zunino? Contraria. Allora, non Celano risultano. mi ha scritto che non riesce a farsi sentire. Io ho provato anche a telefonargli, era occupato, però non possiamo. Cioè. Niente, gli ho detto eventualmente di scrivere sulla chat, ma se non appare nulla. Vabbè, andiamo avanti. Però c'è la votazione, in qualche modo ce la deve esprimere, sennò. Scusate, manca sia Celano che Costanzo. Sì, esatto. E cosa facciamo? Li consideriamo assenti o votanti, non votanti, assenti? Sull'assenti, poi bisogna vedere il sistema ci darà in automatico se uno è assente o non assente. Sulla votazione, non avendo votato, secondo me non possiamo considerarli, non possiamo esprimerci per loro. Quindi, secondo me, i votanti sono 16 a questo punto, 16 votanti, sì. Sì. di cui 12 contrari e 4 favorevoli. Poi 4 favorevoli. Sì. sulle presenze, vediamo al sistema cosa ci dice. Il Volete consigliere. Costanzo mettere c'era, presenti bisogna non vedere la votanti? percentuale poi di presenza. Può metterli presenti e non votanti? E quello, ripeto, è una situazione che va in automatico al sistema che riconosce le Ah, va presenze. bene. Però sicuramente non hanno votato. Quindi, se i consiglieri supportano, la votazione termina con 12 consiglieri contrari, 4 consiglieri favorevoli e la proposta di riesame è respinta a maggioranza. Ok, Ok, sì. grazie ascoltatori. Credi sì.
abbiamo terminato. Purtroppo, diciamo, per il discorso delle presenze, il sistema riconosce la presenza effettiva del collegamento e da quella poi si calcola la percentuale minima di presenza perché si venga riconosciuti come effettivamente presenti alla seduta. E questa poi la vediamo. La votazione vera e propria deve essere in qualche modo palesata o per messaggio o per alzatino o per video o per percezione, però ci deve essere poi un riscontro di qualche genere. Ecco. Quindi in questo caso è difficile da. Quindi ci vediamo sicuramente, direi a questo punto, il 20 di settembre. Quindi pensa già, Presidente, di fare consiglio al 20? Sì, io Sì. pensavo di fare consiglio il 20, di maniera da dare il tempo alla Va bene. commissione di svolgersi. Anche perché è l'ultimo giorno, Mauro. Sì. Sì, lo so.